Andrea Iacone, intanto in bocca al lupo per questa nuova grande avventura. È stato molto chiaro in conferenza stampa, ha fatto capire che bisogna ricostruire le basi, perché? Perché? Perché non ci sono, oppure c'è poco. Dobbiamo ripartire dalle strutture, dal settore giovanile e poi chiaramente la prima squadra, che è anche una priorità importante, ma non è la prima priorità. Dobbiamo riacquistare il territorio, ripulire un po', e queste sono le premesse per una società solida che dia continuità al Teramo. Ripercorriamo un po' la conferenza stampa, perché ha trattato tanti punti interessanti. Intanto l'abbraccio a Carmine Rodomonti, un teramano che ha portato un giuliese nel calcio, e poi ha detto una cosa che a me ha colpito molto: avevo smesso di fare calcio, l'entusiasmo del presidente che in 10 minuti mi ha risolto la questione stadio, eccomi qua. È vero, quando gli ho detto che per fare calcio ci vogliono le strutture e il pallone è semplice da trovare per tutti, le strutture no, e quindi per ripartire con una certa, per dare continuità, hai bisogno dei campi di calcio. Se tu fai settore giovanile, spendi soldi, investi e poi le tre squadre si allenano in un campo, in un terreno di 100 metri, non è possibile. Ecco, ha detto anche: abbiamo praticamente chiuso con Tedino a luglio la firma, però ha detto: io non me la sento oggi di promettere la B, con la B ci si arriva step by step. Qual è l'obiettivo tecnico di questo campionato? Un bel playoff? L'obiettivo tecnico è quello di lottare per le prime posizioni, chiaramente cercheremo di fare una squadra sbagliando il meno possibile, perché siamo in netto ritardo. Veniamo da anni un po' così così, quindi fai fatica a convincere i giocatori di livello a venire, quindi sarà lungo e laboriosa la cosa, però dobbiamo in tutti i modi cercare di conservare questo entusiasmo che in questo momento la piazza ha. Le chiedo le ultime due cose, le chiedo la prima: parlare di nomi oggi non ce lo fa fare, se è scontato, però Infantino ha detto che potrebbe restare, ci dice solo un grande obiettivo che vorrebbe portare a Teramo, un nome solo. No, nomi non ne posso fare, perché già è abbastanza complicato andarli a reperire e convincerli, quindi potrei fare un nome che poi già domani lo troverete in un'altra squadra. E allora mi dica che le ha detto Sarri quando ha saputo che rientrava nel calcio qui a Teramo. Non mi ha detto niente, perché andava in Grecia a parlare con Cristiano Ronaldo.